due secoli di storia, perché partendo da Edoardo Scarpetta e finendo con l'ultimo purtroppo deceduto che è Luigi, partiamo dalla fine dell'Ottocento fino a finire praticamente al 2018 e troviamo in realtà un percorso che oscilla tra una fase emotiva, suggestiva, di emozioni come il teatro e quindi la sala che per esempio abbiamo alle nostre spalle, dove ci sono delle poesie recitate da attori contemporanei che possono essere il futuro e il passato di quello che è stato. Troviamo dei materiali meravigliosi di repertorio che ci ha regalato l'Istituto Luce, andiamo in una sala che è la sala più grande, che si chiama la Sala Italia, soprannominata Il Teatro, dove sono state costituite delle isole bellissime che racchiudono 12 commedie che non necessariamente sono le più importanti, ma sono quelle magari più ricche di reperti che sono stati trovati, costumi originali, bozzetti, manoscritti, scene, il percorso dell'impegno civile, il percorso delle amicizie, il percorso dei vari personaggi, Edoardo all'estero, tutte le rappresentazioni. Si è tentato in qualche modo di raccontare la loro vita senza entrare nel personale, senza soffermarsi su quello che fosse la vita privata, ma anzi dando molto di più l'accento su quello che era il loro rigore, il loro modo di lavorare, quello che hanno lasciato attraverso documenti, testimonianze, una mostra che vuole anche essere toccata in qualche modo, che non vuole essere una mostra solamente statica a livello di documenti e reperti che ci sono, ce ne sono tanti, tantissimi inediti, ma allo stesso tempo che possa trasmettere la magia e l'emozione che dovrebbe uscire fuori comunque quando si va ad ascoltare una rappresentazione. Devo dire la verità che a prescindere dal toccare i manoscritti, dal toccare qualche lettera, delle caricature, dei bozzetti, mi ha emozionato tantissimo scoprire che fosse ancora integro il presepe di Natale in casa Cupiello con la colla dell'epoca. Sono cose che in qualche modo a me mi hanno emozionato, ma mi hanno emozionato perché ne sapevo la storia e vederle tutte insieme è qualcosa di forse più emozionante che avere un solo reperto in mano, perché c'è una tale quantità, se si pensa che sono 1700 metri quadri, tutti colmi di elementi che raccontano queste persone. È difficile dire questo piuttosto che questo. Certo, poter toccare il costume che sta lì dagli anni 20 o le scene dipinte da Maccario, da Guttuso, andare a leggere il testamento dell'addio alle scene di Edoardo Scarpetta o le caricature che faceva Edoardo dei suoi personaggi, sono tantissime le cose, non potrei essere obiettiva in questo momento. Grazie.